quando si dice risultato bugiardo. Il Padova batte il Porto Gruaro per 3-1 giocando una delle partite più brutte della stagione, come confermerà poi in sala stampa l'allenatore Sabatini. Ma la terza vittoria consecutiva vale il secondo posto e i biancoscudati volano così a ridosso della lanciatissima Pro Patria, appaiati con la SPAL. Il match con il Porto ha tra i protagonisti l'arbitro Colasanti, che al 22esimo cambia le sorti della partita, fino a quel punto equilibrata da registrare solo le due traverse colpite prima da Mattieri e poi da Pederzoli. Rabito è lesto ad approfittare di un buco nella difesa avversaria e a involarsi sulla destra. Montero lo stende per l'arbitro a rigore, con giallo per il difensore centrale Granata, che sommato a quello rimediato in avvio lo costringe a chiudere anzitempo la gara. Dal dischetto Rabito realizza la marcatura personale numero 6. La strada per il successo sembra spianata, ma non è così. I Granata ripetono praticamente il match contro la Cremonese di 7 giorni prima, ostentano sicurezza e organizzazione di gioco. Salgono in cattedra in particolare con Cuffa e Carboni, che sembrano imprendibili. I padovani non riescono mai a rendersi pericolosi, troppo impegnati a cercare nel guizzo di Varricchio la soluzione a tutti i problemi. Intanto gli animi si surriscaldano. Baù, già ammonito, interviene deciso sul numero 11 del Porto Carboni, ma l'arbitro lascia proseguire mandando su tutte le furie domenicali dalla panchina che esigeva il rosso. L'arbitro così manda via dal campo anche il mister. Nella ripresa il Porto dà il meglio, nonostante l'inferiorità. Al 18esimo pareggiano con Cuffa, che al volo di destro gira in rete una punizione di Cherubini. Ma al 24esimo ecco la terza mazzata per gli ospiti, anche Mattieri che viene espulso per doppio giallo. A quel punto il Porto cerca di mettere in cassaforte il prezioso pareggio, disponendosi a catenaccio, un 4-4 niente con Andrea Maniero leggermente più avanzato. Il Padova cerca di sfondare, ma il fortino Granata resiste stoicamente fino al 45esimo. Carbone dalla destra mette al centro, Filippini devia al volo e sulla respinta del portiere irrompe l'airone, che fa esplodere la di gioia Leuganeo. Poi il 3-1 con il giovane Filippini che indovina l'angolo da fuori area. Che sollievo, ma faticare così con due uomini in più è davvero incredibile. www.cosberg.com. Da 25 anni in crescita ovunque. Automazione e sistemi per assemblaggio. www.cosberg.com.